Il pomeriggio continua, un applauso, fatevi un applauso perché la prossima band ha bisogno di carica. Dopo il grande Zac Castle abbiamo un'altra band che ci farà muovere davvero. Allora, anche la prossima band, come vi dicevo, ha una caratteristica che la rende davvero unica nel suo genere. Parliamo infatti della band heavy metal delle sigle dei cartoni animati. Il gruppo è famoso per aver prodotto album e dischi speciali in collaborazione con gli artisti originali delle sigle. L'ultima fatica dal titolo Puff Talk è appena uscita. Per la terza volta si apprestano a calcare questo palco promettendo di farci sentire le sigle e esattamente come avrebbero dovuto essere suonate. Sulle mani perché stanno per arrivare i Puff Purple! Thank you.
animati, le sirene che appena animate dalla vostra infanzia, esattamente come le ricordavate. Sì, uguale, uguale. Ma solo da oggi, grazie a Luca Comics. Problemi di memoria, le sigle, esattamente come vanno fatte. Avercelo quello che era fatta all'epoca, avercelo, guarda. C'è un piccolo fuori programma in questo concerto dei Pooh Purple. Avvicinatevi pure perché noi non mordiamo e anche la puzza fin lì non arriva. Quindi avvicinatevi pure. C'è un nostro amico che già ha fatto parte di diversi dischi dei Pooh Purple. Non so se lo conoscete. Era qui. Ciao, ciao a tutti. Era qui. Io sono l'accompagnatore. Yeah. E quindi Pietro Ubaldi, yeah, ha cantato questo brano nel disco dell'anno scorso per Purple in Rock e ha cantato un altro che stavolta in scaletta non abbiamo, in Poofstock. Quindi il brano sarà, se ci sono dei diavoli della Tasmania, questa canzone è per voi.
lo ricordavo. Il prossimo brano avrebbe protagonista, in realtà metà di questo brano sarebbe ancora di Pietro, ma a noi ci andava di far ascoltare a Pietro e a voi questa nostra versione, esattamente come la ricordavate, un brano che ha cantato Pietro Baldi e Marco Destro nel 1994. Chi non lo sa, in questo momento perché facciamo proprio identico. Delle televisioni nelle vostre case, quindi hanno chiaramente scelto una versione molto molto bella, una canzone d'amore. Ti prego la battuta, una canzone dedicata a chi? Dillo tu, dai. Ad una famosa caramella. Capitan Harlem ha avuto il suo momento di grazie, la Capitan Harlem, poi vi presentiamo tutti, sentiamo tutti, alzi la mano chi è andato a scuola nella vita. Anzi, Romano, chi come noi è andato a scuola in Giappone? Dai, dai. Alto là il sudore. Se anche voi come noi siete andati a scuola in Giappone, avete sicuramente vissuto queste situazioni qua. Qui la nostra casa chiama un po' di ragazzi che tanto gli insegna come
Grazie, siete un pubblico molto umano, ogni anno sempre un pubblico più umano ai concerti dei Puff Patton. Vedrete in giro una splendida puffetta, anzi Harley Puff, che gira, anche Slash sta girando col Puffstock, quindi accaparratevi la vostra copia perché ne abbiamo stampati pochi. Dicevamo, oh! Guarda quanto è bella! Beh, quanto sei bella! C'ho certi tetti! Harley Puff! Beh, questo brano... Questo brano è contenuto nel disco, il prossimo, Puffstock, 11 ospiti, perché lo si chiama Puffstock, e anche questo esattamente, come lo ricordavamo, approvato dai cantanti originali che erano cantati insieme a noi in Puffstock. E oggi ve la facciamo così, tanti dicono che era una sottomarca dei Pokémon, però una cosa rosa e piccola così che diventa gigante e distrugge tutto, a me personalmente fa molto più effetto. Digimon! One nation, one station, Digimon. Un brano che fa da qualche anno parte dei concerti dei Puff Patton, un brano che travalica le generazioni, travalica i monti, travalica i confini di nazioni sovrane a bordo di un'altalena visivamente appesa ad una nuvola, giunta appena alla replica numero 824. Io ho acceso la televisione, l'ho vista in 3D e ho preso un... Vogliamo donarvela esattamente come l'abbiamo fatta, abbiamo vissuto 3 mesi in mezzo ai pastori sardi per riuscire a fare esattamente come va fatta questa cosa. Ragazzi, vi prego, ne ho bisogno. Thank you.
anche Heidi in una prima demo suonava esattamente così. Però i bambini non erano pronti, anzi no, i bambini erano pronti, perché questi bambini qua sono strapronti per ascoltarle così, brave, brave bimbe. E questo, poi un attimo diventare come, ah, la nostra Nadia non c'è più, è in un posto migliore. Ci si ricorda la Nadia, la bellissima Nadia, che era qui con noi l'anno scorso. Oh, ci siete. Ecco. Se volete parlarne, dite a me che sono il fratello. Il fratello gemello malvagio. Se in questa pubblica piazza ci sono dei robottoni, ma se sono se, questi robottoni hanno nome di casa produttrice di giocattoli? Non è Pecperico Robot, non è Mattel Robot, non è Hasbro Robot, c'era Astro, ma non è? Non è Giochi Preziosi Robot, ma lui, è solo lui, è Chic! Avete giocato a pallone? Succo come lo gigante! Questo spiegherebbe tutto! Non spoilerate, non spoilerate! Manine, mi servono alto dal sudore con i Puff Purple! Eliminati esta pena.
esattamente, come vi ricordavate, anzi, esattamente, non andavano fatte. Per i pezzi a richiesta sei nel concerto sbagliato. Il prossimo, sì, il prossimo è la mia il brano preferito. Questa l'ho cantata nel 1989, credo sia. Uscire dall'alto tipo così. Ho sognato me stesso alto, che la cantavo davanti a un pubblico con la macchina del fumo, le luci, il pubblico. Ho sbagliato solo su alto. Sono preso. Se anche voi come noi volete indossare una certa quantità d'oro addosso che neanche Mr. T potrebbe reggerne il peso, se anche voi vi sentivate, anche se il protagonista, quello lì col cavallo, con le ali, era figo, ma vi sentivate in obbligo a tifare il cavaliere nemico del vostro segno, se anche voi come me sapete i segni zodiacali in fila, solo percorrendo le scale delle 12 case, solo fino al leone e poi si riparte da capo, anche voi come noi potete cantare questa canzone qua, che trovate con 10 cantanti di sigle dei cartoni dentro Puffstock. 10 interpreti originali di sigle dei cartoni hanno cantato questa canzone qua insieme a noi in memoria di Massimo Dorati, ricordiamolo.
Anzi, la mano che era sigla 90 qua sotto questo palco l'anno scorso. Bene, oh, vi siete divertiti l'anno scorso? Sappiate che Pufstock è proprio figlio di sigla 90, quindi se non ci sarebbe Pufstock ora, se l'anno scorso non ci fosse stata sigla 90. Grazie, grazie a voi, perché se non ci siete voi, noi non andiamo da nessuna parte. Alzate le mani al cielo, alto la sudore, e pregate affinché i vostri desideri siano esauditi. Esattamente come le come vanno fatte, noi ci siamo fatti una sigla, ce la siamo fatta addosso esattamente come riteniamo giusto che siano le sigle dei cartoni. Quindi la sigla che non esiste per Dragon Ball Super ce la siamo composta addosso e nel stile Puff Purple. Andate a cercare su YouTube. Pop. Anzi, fateci fare un miliardo di visualizzazioni, magari la prendono in considerazione, perché è proprio come devono essere fatte le sigle dei cartoni animati. Quella della forza che nasce dentro di te. Non ti fermare la mente.
Come vanno fatti? Ecco, guarda. Come le fa Giorgio Vanni? Guarda. Un brano. Ma mi ha preso di fare così. Ti è preso di fare così. Un brano esattamente come ricordavate già a partire dall'intro. Prego, 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 prego. Quando si ammoscia è difficilissimo. Ci sono bambini in sala? No. Intanto presentiamo Goku no Global. Metal Moon. Capitan Harlem. Milord esattamente come lo ricordavate. Lord Oscar. Rubber, cappello di panza e ultimo, ma non per importanza, il grande puffo. Se non si tiene facciamo senza. Vai, vai, vai. Buttala che è morbido. Tirate fuori gli scaldamuscoli perché sono importanti. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo è
avvicinando alla fine della scaletta. Allora quest'anno l'avete sentito tutti se avete ascoltato questi concerti, è l'anno dei medley, dei mashup, dei crossover. E allora noi nel nostro stile abbiamo detto, ne facciamo uno, abbiamo appena fatto uno, ma ne facciamo uno che proprio non può, un livello che non può essere raggiunto. Abbiamo messo il fondo. O le vette, ma questo brano, esattamente come lo ricordavate. Yeah.
Grazie.